Un giorno dovrò fare i conti con tutto questo, con tutto quello che anch'io mi sono perso, ma so che non era così che doveva andare. Non all'improvviso e non senza un vero perché. E prima di farlo, prima di riuscire a spiegarlo agli altri, dovrò almeno smettere di essere arrabbiato con lei. Cosa vuoi dire? Non puoi andartene senza lottare, senza chiedere aiuto. Non puoi lasciare una ferita troppo grande per essere rimarginata. Non puoi e basta. Io non sapevo nulla di lei, ma non ho nemmeno avuto la possibilità di aiutarla. Ho trascorso i primi anni dopo la sua morte a domandarmi dove avessi sbagliato. Se mi fosse perso qualche segnale, una parola, un piccolo accenno di quel male che la stava divorando. Ero convinta di aver sbagliato, di non aver capito, di essere stato troppo sicuro o troppo risoluto. Ma non è stato così, io non sapevo perché lei non ha voluto che sapessi. Non si fa così. Non si lascia un bambino senza madre, un uomo senza una storia da raccontare. Non sono riuscita a dire nulla, ma ho capito perché avesse voluto parlarmi della sua storia. Le sue parole sembravano arrivare dal fondo di un pozzo. Una miscela di logica e paura allo stesso tempo. Avrei voluto fare domande, ma un senso di delicatezza e di educazione mi ha trattenuta. Poi non ho potuto fare a meno di pensare a quanto poco mi fosse occupato della sua vita, nonostante condividessimo spesso lo stesso ufficio. Mi sono sentita inadeguata, il suo sguardo era diverso, come se avesse visto qualcosa che tutti gli altri possono solo immaginare. Ho allungato una mano sul suo braccio, sperando che mi risparmiasse dal dire qualsiasi altra cosa superflua. Se non ci fosse stata mia madre, sarebbe stato impossibile. Credo che solo le donne ci riescano davvero. Crescere un figlio da sole è roba da eroina. Io ho solo dovuto rinunciare a qualche uscita con gli amici, allo stadio per un po' di anni e a qualche donna inadatta. Ha continuato. Ero ammirato, ho dovuto abbassare la testa perché non vedesse la mia espressione. Cosa succede? Non stai bene? No, no, è solo che non ci sono abituato. A cosa? A uomini che arrestano. Sei così luminoso che faccio fatica a guardarti. Lui ha allungato la mano sul mio viso, mi ha accarezzato una guancia e mi ha sollevato il mento. Hai fame? Mi ha chiesto. Mi sentivo a disagio. Improvvisamente tutta quella luce aveva iniziato a darmi fastidio. Mi sono chiesto dove fosse il mio amore. Per un attimo sono stata raggiunta dall'illusione di trovarla a casa, pentita. Il mio cuore si è alleggerito e così ho risposto. Preferisco rientrare. Fabrizio era riuscito a deviare il corso della mia giornata, ma a casa tutto era rimasto intatto e di Sergio c'era solo l'assenza. Si era portato via poche cose, come se dovesse rientrare da un momento all'altro senza farlo. Dopo aver chiuso la porta di casa alle mie spalle, ho ripreso a respirare con fatica. Sono rimasto l'intero weekend a letto, mangiando poco e dormendo ancora meno. Pensando alla nostra storia, pensavo alla nostra storia, alle cose giuste che non riuscivo più a ricordare, a quelle sbagliate che non potevo allontanare da me. Era come se improvvisamente avere un tumore avesse iniziato a essere doloroso e non solo nella zona interessata, dappertutto. Ho chiamato Ale e gli ho raccontato quello che era successo. Sergio se n'era andato senza fare troppe storie e questo mi feriva più del suo tradimento. Non ero certo di essere in grado di affrontare la chemioterapia. Non riuscivo nemmeno a scendere dal letto, figurati un po' te. Poche ore dopo i miei amici hanno bussato alla porta. Loro mi avrebbero aiutata, mi hanno incoraggiata, mi hanno nutrita e abbracciata. Hanno organizzato dei turni per non lasciarmi troppo solo. E così, mentre io cercavo di non consumare quelle poche energie che avevo, era intervenuta anche la mia famiglia.